Buongiorno a tutti, da food blogger a food blogger un attimo. Oggi invece ho fatto una cosa di sfizioso. Oggi ho ordinato delle focacce nella focacceria di Enrico Porzio, chiamata Porzioni di Pizza. È sempre in gestione alla pizzeria Enrico Porzio, alla pizzeria Porzio, però questa fa solo le focacce. La focacceria, eccola qua, e ho ordinato tre gusti. L'ho ordinata di tre gusti diversi. Allora, ho ordinato una patanella, una margherita e una focariccia. Allora, questa è la classica margherita, questa sarebbe la focariccia, che sarebbe quella con la porchetta da riccia. E poi ho ordinato questa, che è la patanella, che dovevano esserci le viste, là al posto di viste mi hanno messo le salsiccia. Al posto di Houston hanno messo la salsiccia, perché evidentemente non c'avevano Houston. Allora, cominciamo ad assaggiare un trancio. Cominciamo dalla margherita. Una bella focaccia. La margherita è andata. E adesso proviamo la focariccia, che credo che sia questa qua, no? Credo che sia questa qui. Con la porchetta da riccia, questa qui è la focariccia, e questa qua sì, che qua si vede la porchetta da riccia. Questa è quella con la forchetta, sì, è la focaccia. Che è questa qua con le patate al forno. Questa qui è quella con la porchetta da riccia.
anche la focariccia era buona. Invece proviamo adesso la patanella, che è questa qua. Patatine, cioè patate fritte, fior di latte, e al posto dei würstel hanno messo la salsiccia. Che si vede che è la salsiccia. Andiamo all'assaggio. Al posto di vista hanno messo la salsiccia. La salsiccia di maiale. Sull'altra là aveva le patate al forno, questa c'ha le patate fritte. C'è la salsiccia. Anche la patanella è andata, sono tutte e tre buone, però non me l'aspettavo che nella patanella c'era würstel, patatine fritte e fior di latte da gelo, invece dei würstel ci hanno messo le salsicce, perché evidentemente avevano quelle. Alla salute. Va bene, ragazzi. Sì.
sono entrambe di tutte e tre buone, ve la consiglio la focaccia della pizzeria Porzioni di Pizza, sempre in gestione alla pizzeria di Enrico Porzio. Va bene ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!